Giulio riprendere l'aereo da poco, è venuto giusto perché deve raccontare qualcosa a chi ci tratta male, a qualche detrattore, e racconta la sua esperienza da medico di medicina generale, da Molfetta, il dottor Francesco Carofoli. Buongiorno, da. Buongiorno a tutti. Non c'è bisogno di una mano. No, c'è bisogno che tu stai tranquillo, che ci spieghi perché sei qui oggi pomeriggio. Ho preso un volo giusto in tempo per arrivare alla conferenza e riparte tra un'ora e mezzo, quindi parla subito. Ci vuoi dire qualcosa rispetto a queste ultime settimane? No, caro, non devo rispondere a nessuno, devo parlare solamente della mia, di cosa abbiamo fatto noi. Allora, buonasera a tutti, grazie di essere qui. Volevo solamente fare un piccolo presupposto riguardo a come è iniziata questa storia. Chi furono i medici che ci fecero capire che caspita fosse questa malattia? Perché noi inizialmente non avevamo alcuna idea, sapevamo solamente che era un virus, ma non sapevamo che cosa facesse questo virus e che tipo di malattia provocasse. Stiamo parlando di gennaio-febbraio 2020, sentivamo solo pareri opposti di gente che andava, di colleghi che andavano in televisione e ne dicevano, diciamo così, di tutti i colori. Però chi ci fece capire, incominciò a farci capire che cosa fosse questa malattia e che malattia provocasse il virus? I medici legali di Bergamo, che fecero le autopsie, che furono poi bloccate, però fecero in tempo questi medici, questi colleghi, fortunatamente, a farci capire che cos'era questa malattia. E infatti loro, diciamo, quasi scioccati da quello che videro, ci dissero che i pazienti morti per Covid erano pieni di trombosi, gli organi dei pazienti dei morti di Covid erano pieni di trombosi ematiche, ma pieni, non trombosi localizzate in qualche organo in specifico, in tutti gli organi. E quindi capimmo che questa era la malattia vascolare. Incominciamo a confrontarci tra di noi, nessuno fece queste iniziative di testa sua, perché la medicina vera è fatta, come dicono tanti, sulle evidenze. Ma le evidenze vere, e quali sono le evidenze? Che noi, quali furono le evidenze? Che incominciamo a confrontarci, a capire come potevamo affrontare questa malattia vascolare. Prima di tutto a capire che tipo di malattia vascolare è questa qui. E arrivavamo a capire, confrontandoci tra medici di base e clinici ospedalieri, che questa era una infiammazione potente, diffusa, abnorme dell'endotelio, della parete interna dei vasi sanguigni, che quindi portava ad una degenerazione dovuta all'infiammazione dal punto di vista anatomico e funzionale della parete interna dei vasi sanguigni, che portava quindi a una disfunzione endoteliale, cioè dell'endotelio, e quindi ad un difetto di coagulazione sanguigna e quindi ai trombi ematici. Quindi, una volta capito come, che cosa era questa malattia, che tipo di vasculite era, come andava avanti, che cosa il virus faceva sui vasi sanguigni e quindi sugli organi, su tutti gli organi, perché la rete di vasi sanguigni è alta, è diffusa dai 500 metri ai 1000 metri quadrati in tutto il corpo, quindi laddove il virus va ad attaccare il vaso sanguigno tutti gli organi ne soffrono, e se non viene presa in tempo la cura ne soffriranno anche a tempo indeterminato in futuro. Quindi
quindi capì che cosa, qual era il nostro scopo, capire come potevamo affrontare questa infiammazione della, del, dei vasi sanguigni, della parete interna dei vasi sanguigni. E capivo una cosa, che noi dovevamo fare due cose, combattere le due armi di questa malattia che faceva male all'organismo. Il virus e la vasculite, è la malattia vascolare. Quindi noi dovevamo combattere sia il virus che l'avanzamento della malattia vascolare che portava alla formazione dei trombi. E quindi incominciamo a studiare e rientriamo nel campo delle evidenze, perché noi dovevamo studiare, non potevamo prendere in carico pazienti così alla buona, così, altrimenti veramente potevano chiamarci stregoni. Noi studiammo insieme, e non ognuno con la testa sua, ma confrontandoci, quali erano i farmaci che potevano bloccare sia la replicazione virale dal momento in cui il virus entrava nell'organismo, ossia l'infiammazione vascolare causata dal virus. E quindi capimmo che c'erano più fasi, che questa patologia poteva dare più fasi patologiche, cioè la prima fase in cui entra il virus nell'organismo, la seconda fase e poi man mano fino alle fasi più gravi, tra cui in primis la polmonite. Quindi noi pian piano, studiando cosa? Tutte le evidenze degli studi della comunità scientifica internazionale, pubblicate tutte su portali scientifici, da primo il PubMed.gov, noi studiamo tutte le evidenze che in quel momento, tutti gli studi che in quel momento, ci avviciniamo a tutti gli studi che in quel momento parlavano di questa vicenda, perché noi volevamo curare, ma gli studiosi in tutto il mondo incominciavano a studiare e a capire come caspita si doveva curare questa malattia. E quindi, una volta avvicinatici a questi studi, incominciamo a porre in atto le famose evidenze che vanno tanto di moda in questo momento e che sono un pretesto per attaccarci, non so perché. Veniamo attaccati quando abbiamo salvato tante vite. Che cosa sono le evidenze? Le evidenze non sono solo gli studi fatti, gli studi randomizzati, ma le evidenze sono il sapere, vedere, recepire i migliori studi che sono stati fatti in quel momento, fino ad oggi, fino allo stato attuale, gli studi randomizzati, altri tipi di studi fatti dalla comunità scientifica internazionale su indicazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi non studi fatti così da Francesco Garofoli che si mette a studiare da solo, ma da comunità scientifiche internazionali su indicazione dell'OMS che parlano della terapia. Tra parentesi, per parlare di queste evidenze, il sottoscritto, ogni farmaco che ha usato dal primo paziente preso in carico in questo gruppo creato da quest'uomo qui, Mezzo, che ci ha dato possibilità di curare tanta gente, ogni farmaco che il sottoscritto ha usato, ha prescritto ai pazienti Covid, è un farmaco che è stato oggetto di studi pubblicati da comunità scientifica a livello internazionale su riviste scientifiche. Nessun farmaco è stato inventato da noi. Nessun farmaco. Io purtroppo vorrei dire i farmaci che uso, ma voglio evitare per il discorso dell'automedicazione. Però
però vi garantisco che tutti i farmaci che uso io, non solo i farmaci che usano gli altri, perché in questo gruppo noi abbiamo uno schema terapeutico, ma ogni medico usa i propri farmaci, nessun medico usa tutti i farmaci del gruppo, sono pochi. E lì tutti quanti insieme, esatto, speriamo. Esatto, quindi ogni medico usa i suoi farmaci. I farmaci che ho usato io sono frutto di evidenze scientifiche. Noi non facciamo niente di testa nostra, perché sentiamo dei termini che non vorrei neanche ripetere, perché le mie energie sono ad operare sul paziente, non a rispondere a questa gente. Abbiamo già risposto a questa gente. Ma le evidenze scientifiche si compongono di quattro fondamentali punti. Il primo sono gli studi. Ma non gli studi randomizzati, che caspita di studi randomizzati di cui venite a parlarci dobbiamo fare. Io che lavoro da mattina a sera nell'ambulatorio e che curo i pazienti fino alle 2 di notte, che studio abbiamo fatto, che non ho neanche il tempo di andare a fare una passeggiata. Primo. Secondo, che studi randomizzati dobbiamo fare in un'emergenza? Se a me mi cade un paziente, io lo devo curare adesso, non gli dico muori lì che io devo prendermi 3-4 mesi per fare gli studi randomizzati. Il compito del medico è quello di curare la gente. Gli studi randomizzati dovremmo farli altri, non certo di un medico di base. Quindi il primo approccio di queste, la prima fase di queste evidenze è ricercare gli studi migliori che sono stati fatti dalla comunità scientifica internazionale. La seconda fase consiste nella abilità e esperienza del medico, perché io non mi sono laureato per seguire degli ordini di chissà chi, dici tu prendi quel paziente e lo devi curare, io ci metto la mia, abilità, se ce l'ho, e la mia esperienza. E ti assumi la tua responsabilità. E mi assumi la mia responsabilità. La seconda fase delle evidenze, evidence basic medicine, le evidenze di base della medicina. Queste sono le evidenze. La terza fase di queste evidenze, la conoscenza del paziente. Ognuno di voi è diverso dall'altro. Un mio paziente è diverso dall'altro mio paziente. Quindi la mia abilità, la mia capacità, la mia esperienza, i miei studi fatti devono essere plasmati su quel paziente, sui valori di quel paziente, sui parametri di quel paziente. Questa è la medicina, queste sono le evidenze, non sono gli studi autorizzati. Ci venite a parlare di sempre di sti caspi degli studi autorizzati. Tanto di rispetto degli studi randomizzati, ma in primis gli studi randomizzati o curiamo in un'emergenza la gente che ci chiede aiuto, oppure facciamo gli studi randomizzati. Noi gli studi randomizzati non possiamo farli, altri che potevano farli, purtroppo non so perché, non li hanno fatti. Quindi, che sono le componenti effettive delle evidenze che ci decantano tanto? Le evidenze di cui sentivo parlare un noto frequentatore televisivo, che parla sempre di evidenze di studi randomizzati. Gli studi randomizzati non sono le evidenze. Le evidenze sono gli studi che sono stati fatti in atto fino ad oggi, retrospettivi, ogni tipo di studio pubblicato su indicazione dell'OMS, quindi non fatti di testa propria, su questo argomento, la capacità del medico, l'esperienza del medico e l'evidenza clinica e i parametri. Serve un medico, per favore. Ecco appunto. Ok, l'abbiamo trovato. Grazie. E i parametri, sperando niente di grave, e i parametri del paziente. Bravo. Io personalmente aggiungerei una quarta evidenza: la capacità del medico di far sentire il paziente protetto. Cioè il paziente deve capire che quel medico non sta facendo un lavoro tanto per, quel medico ha volontà, ha tutto l'affetto e l'amore per
verso il paziente e verso la medicina. Il paziente è come un animale ferito, non sa qual è il medico che si trova di fronte, non ne conosce solo per sentito dire le capacità, ma si rende conto anche tramite internet, si rende conto che quel medico vuole veramente curarlo, ha affetto per lui, ha voglia di farlo sentire da mattina a sera. Questo abbiamo fatto noi, questo abbiamo fatto noi nei momenti di tempo libero, lontani dall'ambulatorio. Queste sono le nostre evidenze, abbiamo studiato, abbiamo usato la nostra abilità medica, abbiamo usato le nostre esperienze, abbiamo plasmato ogni terapia su quel paziente, perché gli studi autorizzati non possono essere usati nella stessa maniera su ogni paziente è diverso dall'altro. La medicina è questa, e poi la capacità di saper se fa sentire il paziente protetto e sicuro, perché se il paziente si sente protetto, vede nel medico uno che non sta a lavorare lì tanto scocciandosi, ma lo vuole curare. Sappiamo come è importante la psiche sul sistema immunitario, quindi li ho visti io i pazienti che ci dicono che durante i 20 giorni di malattia, grazie dottore, grazie di essermi vicino, non è una questione da poco questa. Ultima cosa volevo dire, noi non ci siamo sostituiti ai medici di base. La competenza della terapia e dei medici di base, noi non ci sostituiamo a nessuno, noi siamo intervenuti quando il medico, il paziente stava male, ci ha chiesto disperatamente aiuto dopo essere stata curata dal medico di base, quando la cura era sbagliata, ma che caspita faceva dopo? Quando la cura non c'era, perché venivano lasciati senza. Lui dice giustamente, noi dobbiamo tendere la mano ad un paziente che ci chiede aiuto, non possiamo dire ci sta già un collega che ti ha dato il paracetamolo e proseguiamo così. Quindi lui cerca il contatto con il curante e con il collega, se si riesce a collaborare si collabora, altrimenti deve intervenire con la terapia giusta, perché i tempi sono molto stretti, giusto Francesco? I tempi sono stretti, cioè noi dobbiamo bloccare due cose, la replicazione virale e la vasculite, perché in certi pazienti la disfunzione endoteliale, che è il secondo stadio della vasculite, già c'è negli obesi addominali, che producono adipochine infiammatorie, citochine infiammatorie, che vanno a danneggiare i vasi sanguigni. La disfunzione endoteliale in questi pazienti già c'è, quindi noi dobbiamo partire in questi pazienti con farmaci che sono diversi dai farmaci che usiamo in un paziente che sta bene. Questa è la nostra esperienza, che abbiamo usato su pazienti che ci hanno chiesto aiuto quando la terapia non andava bene. Il paziente non è fesso, il paziente si rende conto che qualcosa non va. E quindi, come potevamo sottrarci? Noi il discorso dell'evidenza è chiaro per noi, che noi lo accettiamo, ma non accettiamo il discorso delle evidenze degli studi randomizzati, perché non possiamo lasciare un paziente morire perché devono fare gli studi randomizzati. Questa è la fesseria, mi dispiace. Certo, e le evidenze sono altre. Le evidenze sono altre. E quindi tu sei un ciarlatano? Senti, no, io non voglio di rispondere a questo. Cioè, chi dice queste cose pesanti, si qualifica da solo. Bravo! Bravissimo! E ricordiamo che su impulso dei medici, il Comitato Curato Bicidale di Studi al Ministero della Salute ha chiesto di farli e di aiutarci a farli, perché giustamente i medici di base e anche gli specialisti che sono parte del gruppo non hanno alle spalle un ente di ricerca o un'università per poterlo fare da soli, e non c'è stato mai verso di farci ascoltare, non c'è stato verso di farli con gli studi domiciliari e con gli studi randomizzati, perché quelli che decantano tanti esperti in televisione su alcuni farmaci in particolare, ahimè, sono studi che hanno a che fare con pazienti ospedalizzati o con pazienti che hanno superato
passato i 10-15 giorni per l'insorgenza dei sintomi, e quindi non sono fatti sui tipi di pazienti che trattano loro, sono due fasi della malattia diverse, e questo ce lo dobbiamo ricordare. E dobbiamo ricordarci anche, caro, che tu ci guardi o che non ci guardi, che sei sempre in TV, che peraltro il signore qui è stato incaricato dal nostro comitato su richiesta di medici del Malawi in Africa che vogliono capire e comprendere come curare il Covid, quindi il nostro schema terapeutico senza evidenze di studi randomizzati è finito anche in Africa e adesso partita il dottor Garofoli. Allora, questa cosa a me ha fatto particolarmente piacere e devo ringraziare sempre questo uomo qui una seconda volta, perché la prima volta l'ho ringraziato per avermi dato la possibilità di curare tanta gente, adesso lo ringrazio per avermi dato la possibilità di aiutare il dottor, come cazzo si chiama? È il bello della diretta, succede. Dottor Ellington del Malawi, che è a capo dell'equipe di medici che curano il Covid lì, e non stanno messi tanto bene, stanno messi peggio di noi. Dottor Ellington, che ha chiesto al sottoscritto, noi abbiamo questi farmaci, come caspita dobbiamo curare il Covid? Qual è il timing dei farmaci? Perché è facile dire utilizziamo antinfiammatori, antibiotici, cortisone e marina. Che cosa che importate, Francesco? Il timing. E quindi abbiamo detto, voi avete questi farmaci, dovete usarli in questa maniera, somministrandoli in questi orari, con queste modalità, perché è fondamentale in questa malattia non usare i farmaci giusti, ma saperli usare negli orari giusti, ad una certa distanza tra di loro, questo è fondamentale. Perché tanti medici sono usciti dall'obbrobio storico del paracetamolo, hanno capito che è un farmaco totalmente inutile, anzi dannoso in questa malattia. E hanno ricominciato ad usare gli altri farmaci, l'eparina, gli antibiotici, il cortisone, ma se li usano in maniera, e l'abbiamo purtroppo visto noi nei pazienti che ci hanno chiesto aiuto, che stavano male, se li usano in maniera sbagliata, il Covid si fa una risata e fa desaturare. E allora io mi chiedo perché il professore, il primario di questo ospedale del Malawi, non ha contattato Bassetti, ha contattato lui. Qual è il problema? Forse hanno saputo anche lì che tanta gente è guarita grazie alle cure domiciliari precoci che oggi vogliono dire che non esistono. Quindi aver curato una sola di quella povera gente, di quelle persone, da quella povera gente, per me è motivo di estrema felicità. È motivo di estrema felicità, perché quelli sono i più deboli. Il nostro scopo è stato aiutare, non sostituirci, ripeto, alcuna furia di sembrare ripetitivo, è bene rimarcare questa cosa. Noi non ci siamo sostituiti ai medici di base e alle USCA, sono io il medico di base, farebbe anche cazzare me se qualcuno volesse sostituirsi a me. Noi abbiamo aiutato i pazienti che non erano curati bene dai medici, da qualche emergenza. Collaborando con i medici di base, proprio ultimamente mi ha tentato un caso di un medico di base che non era d'accordo, evidentemente, perché sentivo un po' toccato nell'orgoglio con la mia terapia. La paziente stava desaturando, paziente anziana di più di 70 anni, stava desaturando, l'abbiamo curata, alla fine, ma è successo 2 giorni fa, il medico ha detto pubblicamente: grazie dottor Garofoli, io mi sbagliavo, questa era la cura esatta, complimenti. Quindi accomodatevi, cari medici, anche se siete in piazza, entrate nel comitato, in confronto con chi ha curato il Covid, che è una malattia nuova, è sempre utile per tutti, serve a voi e serve ai pazienti, e serve anche a smaltire le tante richieste che arrivano sul nostro gruppo e che non possiamo evadere.
perché ovviamente siamo oramai più di 1 milione di persone. Grazie Francesco. Grazie. Grazie Francesco. Da Roboli. Grazie mille.